Per ricordare il terribile terremoto dell'11 gennaio del 1693 è stata organizzata a Ragusa la quinta edizione di La memoria e l'orgoglio. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa introdotta dal sindaco Peppe Noi siamo Cassino. chiamati a breve anche a prendere delle decisioni su un piano urbanistico, sulle questioni urbanistiche della nostra città, e quindi certamente partire da e prendere spunto da quello che è successo a Ragusa e quello che purtroppo sappiamo può succedere, visto che insomma, siamo in una zona sismica particolarmente a rischio, deve ispirare l'amministrazione nelle scelte urbanistiche che verranno fatte da qui in avanti. Il vice sindaco Giovanna Licitra, assessore allo sviluppo economico, ha voluto ricordare l'impegno imprenditoriale nella fase della ricostruzione. Questa comunità, insieme, fatta da tante persone, ha ricostruito e ha creato una Sicilia del sud-orientale che oggi è veramente un simbolo di un valore che è quello della ricostruzione e dell'affezione alla propria terra. Quindi mi piace ricordarlo, io credo che la categoria imprenditoriale che oggi lavora all'interno della nostra città in qualche modo ha le radici anche in questo evento. Stefano Vaccaro ha esposto il programma delle iniziative culturali. Dunque, collateralmente agli eventi religiosi, gli eventi culturali si dividono in due giornate. Giorno 12 gennaio all'Auditorium San Vincenzo Ferreri ci sarà il convegno tenuto dai professori Rosario Marconobbi dell'Università di Palermo e dal professor Giuseppe Barone dell'Università di Catania. All'interno sempre dell'Auditorium San Vincenzo Ferreri verrà allestita una mostra estemporanea dove verranno esposte disegni e stampe 6-700esche comparate con fotografie attuali e disegni che ripropongono altari, facciate, chiese, dei monumenti barocchi in confronto con quelli che sono le testimonianze invece internazionali dello stesso stile tardo barocco. Il secondo convegno invece avverrà il giorno dopo, la domenica 13 gennaio, presso la sala Falcone Borsellino in Ragusa Ibla. Interverranno l'Ordine regionale dei geologi e il professore Flaccavento alle ore 17. Per parlare delle manifestazioni di carattere religioso sono intervenuti Don Pietro Floridia, parroco della Chiesa Madre di San Giorgio, e Don Giuseppe Burrafato, vicario foraneo di Ragusa e parroco della cattedrale. L'11 gennaio noi facciamo l'adorazione eucaristica in tutte le chiese, in particolare le chiese madri delle città, e quindi ricordiamo e preghiamo, perché il ricordo non basta. Ci rivolgiamo al Padre Eterno perché anche se non ci tolga completamente le cose, perché purtroppo sono fenomeni naturali, almeno ci salvi diversamente. Il programma dell'11 gennaio prevederà la commemorazione civile al portale di San Giorgio alle ore 18 e un primo corteo fino alla Chiesa Madre di San Giorgio dove ci sarà la concelebrazione eucaristica. Finita la concelebrazione eucaristica inizia il corteo lungo il percorso che è stato indicato anche già nel manifesto e nel programma, con tre soste, una nella chiesa di Sant'Agnese che anticamente era quella di San Giovanni, poi nella chiesa di Santa Maria e si concluderà questo corteo nella chiesa della cattedrale con la benedizione eucaristica. Nel corso della conferenza stampa non è mancato l'intervento di un tecnico, il geologo Massimo Petralia. È stato quello dell'11 gennaio uno tra i più grandi terremoti dell'Italia, del sud e dell'Italia. Un terremoto che ha coinvolto un'area vastissima e che, come tutti sappiamo, ha portato alla distruzione di intere città. Dalla catastrofe poi, è chiaro, è nata quella che è la bellezza conosciuta in tutto il mondo, che è il barocco. L'intervento nostro è mirato a diciamo, far conoscere quelle che sono le influenze geologiche di un determinato sito che attuano nell'amplificazione del terremoto. In pratica il terremoto stesso si sa che ha un ipocentro, si propaga nella superficie, però può avere caratteristiche diverse in base all'area dove diciamo, è ubicato un manufatto piuttosto che un'altra area. È chiaro che la consapevolezza, cioè la memoria è giusta è indispensabile per mantenere vivo il ricordo del terremoto, per mantenere vivo il fatto che sappiamo che avverrà un terremoto, non sappiamo quando, è ovvio, sappiamo però l'intensità e la zona dove avverrà. Quindi, infatti l'Italia è tutta classificata dal punto di vista sismico, ci sono le leggi, ovvio, che regolano tutte le
diciamo, interventi strutturali, infrastrutture e edilizie, ma è chiaro che ognuno di noi deve mantenere vivo il ricordo per sapere insomma, come di stare sempre allerta e fare progettare.